Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Eccellenze Italiane. Questa sera siamo nuovamente in collegamento con il dottor Emanuele Ciulli, che questa sera appunto è venuto a presentarci il suo nuovo libro, Sorrisi 3.0. Buonasera dottor Ciulli e benvenuto. Buonasera a lei, grazie, grazie. Dottor Ciulli, come nasce l'idea di scrivere questo libro? Allora, l'idea di scrivere questo libro nasce per tre motivi. Principalmente, uno, per screditare le credenze popolari del dentista cattivo, che non esiste più oggi il dentista cattivo. E quindi questo libro aiuta a screditare questa voce di quartiere, mettiamola così. Secondo motivo, nasce perché è un libro di formazione, una formazione sulla per diffondere il culto del cavo orale, la cultura del cavo orale, in modo molto semplice, che possa aiutare così la comprensione di alcuni termini che vengono utilizzati spesso dai colleghi, e anche da me stesso, logicamente, che a volte i pazienti hanno difficoltà a comprendere. Terzo motivo nasce perché deve essere una guida. Molto spesso ci sono delle domande che i pazienti fanno e su questo libro possono andare a scrutare, a trovare qualche risposta, anzi le risposte più importanti alle domande più frequenti. Se può, dottore, ci dica qual è il contenuto del libro. Il contenuto del libro è legato alla qualità del benessere psicofisico con il culto del cavo orale. Praticamente esistono oggi patologie sistemiche che sono legate alla salute del cavo orale. Molti batteri sono responsabili di patologie sistemiche. Batteri del cavo orale che sono responsabili della parodontale possono essere causa di un'infiammazione cronica. Infiammazione cronica che può compromettere, questo è documentato scientificamente su molte riviste internazionali, la salute dei vasi e dei tessuti. Ci sono situazioni poi di benessere psicologico, perché un bel sorriso, una capacità masticatoria corretta rende la persona più accettata nella società. E non per ultimo ci sono anche disfunzioni del cavo orale che possono ripercuotersi a livello posturale. Nonché, non per ultimo, anche la conformazione ascellari possono compromettere la funzionalità respiratoria. Quindi sia nei bambini che nell'adulto ci possono essere delle difficoltà nell'immediato e a distanza nel tempo sulla capacità respiratoria e non per ultimo nella capacità del dormire. Un sonno tranquillo è legato anche a una capacità respiratoria corretta. Dottor Ciulli, ha altri progetti formativi per i suoi pazienti per il futuro? Sicuramente. Primo fra tutti è ridurre il problema della paura del dentista, eliminare questa paura che ad oggi è il primo ostacolo di controllo, di visita e di approccio con l'odontoiatra. Sicuramente abbattendo, visto oggi le tante possibilità che esistono, sicuramente affrontare questo discorso con determinate informazioni che emetterò prossimamente, proporrò prossimamente, e sicuramente voglio convincere che andare dall'odontoiatra non è più tragico come lo volevano far credere tanto tempo fa e come purtroppo alcune situazioni sono state di conferma.
Lei, dottor Ciulli, io ho notato che lei ci tiene proprio che i suoi pazienti, quando vengono in studio da lei, si sentano tranquilli. Lei proprio vuole che a tutti i costi superino questa paura di andare dal dentista, perché lei lo ha ribadito più di una volta: andare dal dentista non è così come sembra, così doloroso. C'è molta gente che ne ha paura. Lei l'altra volta mi parlava, addirittura ci sono delle persone che hanno delle vere e proprie fobie, la fobia di andare appunto dal dentista. È vero, è verissimo. Mi è capitato di visitare alcuni pazienti addirittura nella sala d'attesa, tanto era la paura, a volte non volevo neanche entrare dentro la porta. Sono riuscito a trattarli, sicuramente prima parlando e affrontandoli lontano dalla poltrona operativa, e hanno affrontato interventi importanti per cui hanno portato dei risultati eccellenti e di cui oggi ancora ne sono contenti. Dottor Ciulli, per chi fosse interessato, come possiamo fare ad acquistare? Dove lo troviamo il suo libro Sorrisi 3.0? Il libro da me scritto lo trovate su Amazon, è pubblicato dalla Bruno Editore, il padre degli ebook, e tramite la pubblicazione, tramite Amazon, abbiamo voluto raggiungere e diffondere questa cultura dell'odontoiatria e della cultura del cavo orale nel modo più importante, diciamo. Leggo best seller, dottore, che cosa significa? Ce lo spieghi? Allora, best seller perché durante il lancio ho raggiunto un numero elevato di download mi hanno permesso di raggiungere il traguardo di autore best seller come ebook nella categoria medicina, psicologia e health self. Io ringrazio il dottor Ciulli per essere stato in collegamento con noi ancora una volta. Grazie, dottor Ciulli. Grazie a voi e buonasera. E grazie a tutti i nostri telespettatori che ci hanno seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.